Allora, Dio crea Adamo e gesta un problema perché Adamo dice: scusa, per tanto nome, io sta Adamo. E Dio dice: il nome lo scelgo io, Adamo. Oh, Adamo. Dopo un po' Dio dice: dobbiamo creare la donna. E dice: dobbiamo, vabbè, creiamo sta donna, però dobbiamo creare una donna che non da fa pigliare volendo per niente, per niente, per niente, da lavare, da strada, da cucinare, da fare tutto che si essa. Perfetto, dice Adamo. E quando è? Però mi serve un reno, un polmone e un ginocchio. E da chi le piglia? E da te? Da me, un reno, un polmone e un ginocchio. No, sinte, siete te che schietta una costola. Ok, vuoi sparagnare? Pa! E fa la donna, dopo una settimana Adamo si presenta, padre te, mi dice Nani, ma questo che mi hai fatto chi è? Paglia stragia, la paglia, fa tutto così, amico, hai fatto un scherzo, ti è piaciuto sparagnare, è questo è Però dici che è isolato. No, vabbè. Comunque, raga, io penso una cosa, mo, Volano parole mo, grosse. raga, io non voglio dire niente, umilmente, indegnamente, Sì. però ieri è stata una debacle. Ma che di? No, vabbè. Ma che ne capisci tu? Ma per piacere. Giuava, pigli tu. Rosario, sigla! Scendo di fretta di casa, correndo per un'altra partita, senza sonno la notte passata, ho bisogno di gridare go, go, go. Lo Zac è pronto, giovani nonni e poi gli ultras, quest'anno è l'anno del Foggia, noi che solo Serie A. È tutto rosso nero, per la Sud abbracciati ricordiamo Piero e continuiamo a cantare, con la curva nord fino al 90esimo, è uno spettacolo vero. Sul tappeto e sui nostri gradoni, in trasferta ci sentiamo a casa, in campo in 12 leoni. Una fede, un solo grande amore, io ti sosterrò per lo stivale, scrivendo insieme pagine nuove. Da mio padre ho preso la passione e a mio figlio lo farò. Io sono amico di Facebook di Paolo. Sì. Foggia nel cuore. Buonasera, buonasera e ben ritrovati. Ringraziamo sempre Don Rosario per far fischiare i microfoni. Buonasera e ben ritrovati dalle webissime frequenze di Radio Irene per Solo Foggia, quest'anno ripresa anche dalle immarcescibili telecamere di Ma scusami, Teledown. spiega che significa? Sono 3 punti che senti immarcescibili. No, No, scusa, la che non marciscono mai. Ah, ok, io e no, e chi non marcisce mai è il nostro regista radiofonico Don Rosario De Rosa, che salutiamo. Come salutiamo anche il ciao, nostro ciao, regista televisivo Carmine Francavilla. Ma ciao prima di Carmine. iniziare la trasmissione non posso che salutare un turbato, un quanto preoccupato amico di viaggio, compagno di viaggio, Alberto Mangano. E io saluto te, Giovanni. Ma oggi, fra l'altro, dice che tutti dicono: ma mi piace la trasmissione. Abbiamo avuto un sacco di complimenti e ringraziamo tutti quelli. Perché dice che noi li facciamo ridere, parliamo poco del Foggia. E penso che oggi, se non parliamo per niente di Foggia, forse ridiamo più. Già i primi nervi sono arrivati, perché devi sapere che mentre nelle altre puntate il mangiare arrivava alla fine, durante la trasmissione, qui si è venuto dei quattro, ci ha portato la roba, dei Se ne quattro, è tutto free. E questo è Mimmo Attini, ricordo anche la sua rubrica che sta avendo un successone, soprattutto in provincia, WhatsApp, i WhatsApp di Mimmo Attini. Buonasera, buonasera a Ecco, tutti. l'abbiamo fornito anche di microfono, sta parlando di microfono. Se incomincerà anche a leggere il telefonino per leggere i messaggi, sarà un balzo in avanti. E qui vedo doppio perché vedo due dei tre componenti dei Masti, i fratelli Frattulino, nell'ordine Paolo, Gino. buonasera Paolo, Paolo. appunto, l'ho fatto La legge di Murphy. Volevo sapere, Se volevo doveva vedere andare se sapevi il tuo avanti, nome, Paolo Paolo, Frattulino. ripetuto, se Paolo Frattulino in completo bianco, e mentre con spagna camicia ruggine, Ruggine, proprio no, proprio vecchio, arrugginita, quella è proprio la era bianca abbiamo Gino. Ricordiamo che i Mas dal 1976 Sì, scusa, calcano. fermate un po'.
abbiamo fatto i prova a sapere chi era Paolo e chi era Vincenzo. Io avevo detto sbagliato all'improvviso subito. Senti, siccome subito. Io vado avanti in ordine alfabetico. Vabbè, fino, fino a 5 minuti fa mi ha chiamato Vittorio. Per farci capire che Vittorio non c'è Steve, c'è voluto mezz'ora. Anche perché devi sapere che i frattulini sono infiniti, non usano manco loro. Quando ne so, infatti. Io quando li ho conosciuti tutti, è uscito una di e dite no, io sono il fratello di G, veramente tu, e non erano scritto no, quello, esce una quello è il papà che era forte. È dal 76 che i Frattulino calcano le scene dei teatri foggiani, vogliamo ricordare le loro piece teatrali, le loro commedie, Gigino Soldat, Chi lascia la strada vecchia, non è vero ma ci crede, chiedo scusa per il mio foggiano, mentre anche in televisione, Telemast, Teleciabatta, le disavventure di Ciabatta, insomma, e tantissime altri successi. Abbiamo dato. E ho letto pure sulla vostra biografia che siete molti sensibili, siete molto sensibili. Oh, questi ce lo prendei. E ti metti avanti a quello che vabbè, ma lui non è un piacere, è un piacere. Secondo me è uno dei fratelli Frattulini. Vuoi la Rosario Frattulini. È un Frattulino illegittimo. Se alla fine vuole che io sono un ubriacone e cazzo. Non si sente. Ce l'abbiamo. Dicevo, i MAST sono famosi, sono per la loro sensibilità, la solidarietà, certo, e soprattutto certo, a favore dei più bisognosi, hanno fatto parecchi spettacoli anche degli anziani. Questo certo, capisco certo, perché vi conosce adesso Alberto Mangano, perché avete recitato certo, molto spesso anche per lui, per lui. Sì, va bene. Infatti. Intanto è trascorsa, prima di presentare l'editoriale di Alberto Mangano, parliamo della terza giornata che si è appena disputata. Il Benevento ha vinto a Venezia per 3-2, Ascoli Lecce 1-0, Brescia Pescara 1-1, Cittadella Cosenza 2-0, Cremonese Spezia 2-0, e poi le partite di domenica: Verona Carpi 4-1, Salernitana Padova 3-0. Ahimè, possiamo dimenticare l'ultimo risultato: Foggia Palermo. Foggia Palermo, non lo diciamo. E adesso iniziamo con il nostro editoriale, con il nostro editoriale top che tutti ci invidiano, il cartello di Alberto. Alberto, il Carpi era veramente forte, ne ha prese altre 4? Sì, fra l'altro mi pare che in tutto ha fatto 3 gol, di cui 2 le ha fatte a noi, quindi abbiamo questo grande, siamo messi bene. Ma leggiamo il cartello. Scusate, io mi chiedo scusa alla famiglia Frattulino, che di solito scrive, sa scrivere, c'è il fratello Lino che ha fatto il dizionario, io lo scrivo così, in maniera mo come mo stiamo a mezza una strida. Questo è, diciamo, è il pensiero, magari fosse solo il mio, questo è il pensiero della... Da notare che è scritto su carta riciclata con la lista del fantacalcio. Vabbè, io cioè, qui non mi metta la musica. E che musica da me? Io venivo da trasmissioni serie dove veramente la gente mi fermava per strada. Io sono arrivato quasi a essere candidato sindaco. Perché quasi, la gente, quasi. Cioè, sono bastate, questa è la quarta puntata. E io credo tutto quello. Esatto, ma io credo tutto quello. Allora parliamo del Foggia. Cameron, un attimo di serietà c'è questa cosa, fortunatamente è affidata ancora a me. Allora, perché ho detto? Vabbè, non si può dire. Vabbè, perché? Chi è che sta ridendo? Non lo so. Cioè, è lui che fino a mo' ha creduto che tu Foggia, poi ci ha confessato tutti i giocatori e poi parla contro, però dice, però lo devi dire questo fatto, diccelo tu fatto che è zoppa bizzarro, dì, mo' senti un coraggio, dici. E lei parla, vuole che c'hai, gli dici. Allora, riprendiamo un attimo. Sì, scusate. La dritta strada. Allora, il Foggia è, come dice Grassadonia, quando le squadre sono più forti deve partire bene, deve aggredire la squadra avversaria. Ha sbagliato con il Crotone, ha sbagliato contro il Palermo, tant'è vero che contro il Palermo i primi 10 minuti il Foggia non ha proprio toccato palla, il che vuol dire che comunque l'approccio è stato sbagliato. Poi la partita è stata più o meno equilibrata e alla fine l'episodio, che poi è sempre, quasi sempre, il bolide di Kragl, ha fatto la differenza. A quel punto, quando tu vai negli spogliatoi e ritorni, c'hai un altro approccio, c'hai il secondo approccio, perché tu è come se ripartissi di nuovo e torni in campo, e il secondo approccio è stato sbagliato ancora
di più del secondo, del primo tempo, perché se è vero che il Palermo doveva fare di tutto per recuperare il risultato, è altrettanto vero che tu sai benissimo che facendo un altro gol, o almeno proponendoti per fare un altro gol, probabilmente chiudi la partita e la porti a casa, meritatamente o non meritatamente. A quel punto devi pensare esclusivamente al risultato. Ovviamente quali sono i limiti che abbiamo visto? Abbiamo visto una squadra spesso allungata, senza idee, abbiamo visto una squadra che poco pratica, cioè non possiamo aspettare la giocata del singolo di Deli a 15 minuti dalla fine, che fa il gioco, diciamo il... come si dice, la giocata è importante, manca il anche gioco. Perché l'ha fatta pure Brignoli, che è parato, esatto, cioè, quindi alla fine sì, non è cioè, queste azioni, cioè, tu devi creare molto per raccogliere, puoi raccogliere ogni tanto, c'è bisogno che si scenda sulle fasce, perché se tu vuoi giocare con l'unica punta devi cercare comunque, certo, l'unica punta, e di mettergli le palle giuste. Però Zambelli e Kragl, dovendo fare sia la fase difensiva che la fase d'attacco, o vai a mille oppure non ce la fai. In sintesi, punto, merito del Palermo o dei meriti del Foggia? Ma secondo me il merito della grande squadra è quello di saper approfittare dei momenti tuoi di debolezza e riuscire a farlo. L'ha fatto il Palermo, sapeva quando fare. D'altra parte, giocatori che stanno per sbaglio in Serie B, come Trajkovski, è un giocatore che fa la differenza. Al 93esimo correva ancora da solo, è un giocatore che ti ha fatto lo stesso gol che ti ha fatto Firenze a Crotone, il che vuol dire che qualcosa ancora dobbiamo studiare. Viene messa sotto accusa la difesa, secondo me la fase difensiva, che è un po' diverso dalla difesa, in quanto il centrocampo non fa filtro. E non fa neanche da collante, visto che hai parlato di squadre abbastanza lunghe. Esatto, abbastanza lunga. Abbiamo visto nel finale della partita giocare molto lunghi, e invece mancavano ancora 20-25 minuti, si poteva ancora creare qualcosa. Per esempio Carraro al centro del centrocampo, manca di personalità, non manca di tecnica, manca proprio, là ci vuole la persona che si prende la responsabilità, quello che prende la palla e cerca anche di sbagliare, ma di proporsi. Ecco, secondo me sembrano un po' tutti un po' il greco, che si vanno a nascondere un po' il greco. No, tu ne hai parlato perché io ho capito, poi ti darò la parola. Dopo, no, poi faremo parlare anche me. E quindi ci vuole, ecco, chi voglio dire, la squadra manca di, sono tutti giocatori, alle volte sembra che si nascondono dietro gli avversari, ecco, mancano di quella forza propositiva che alla fine può fare anche la differenza. E la classifica è abbastanza semplice: Cittadella primo a punteggio pieno con 9 punti, 17 squadre, e poi il Foggia ultimo con meno 5, sperando che questo meno 5 prima o poi riesca a muoversi. Sicuramente sì. Passiamo ai fratelli Frattulino, sì. Sappiamo che anche loro sono grandi intenditori di calcio, uno un po' meno perché ti fa Inter, uno un pochettino di più perché no, ti fa Juventus. No, non è che ti fa Inter, quello è, cioè, quando tu prendi proprio uno... Inter. Non è che ti fa Inter. Una stanza, tutti Inter. Sì. Tutte le fotografie. Quindi questa nostra scenografia rosso-nera, lui un pochettino... Tu immagini che io ieri, tra ieri e l'altro giorno, ho preso gol da 60 metri, 30 dopo Palermo, 30 dal Parma. Avete visto la partita? Oppure come vi è sembrato il Foggia? Senti, io dico che dobbiamo dare merito al Palermo, perché il Palermo, come diceva Alberto, è una squadra costruita per la Serie A, che per sbaglio sta in Serie B, perché probabilmente sarebbe dovuto stare in Serie A anche quest'anno, per un episodio poi non c'è andata. Il Foggia io aspetto di vederlo al completo, quando ci sarà Galano, quando ci sarà probabilmente Gemmel. Oggi come oggi, secondo me, siamo un poco rimasti delusi, perché c'erano stati degli entusiasmi probabilmente esagerati con la campagna acquisti che era stata fatta. Ci aspettavamo tutto di più, ecco, proprio come l'Inter, io mi aspettavo che avessimo il primo posto, ma probabilmente non muoviamo la classifica, ma io sono convinto che i tempi migliori arriveranno. Sì, ma l'anno prossimo sicuro. In attesa di tempi migliori, volevo chiedere, è un po' troppo presto per fischiare la squadra come è successo ieri? No, assolutamente no,
Non nel senso, non nel senso, cioè, se, che è troppo presto. Sì, sì. Cioè, siamo partiti da poco, ci sono degli innesti giovani. Allenatore nuovo. Carraro, come dicevo, no, sa giocare, si vede, però nel momento in cui dobbiamo verticalizzare per i due tempi di gioco, quello che dicevo prima, non c'è una verticalizzazione, ma se sto là come l'asino in mezzo ai suoni, ma Madana sta parlando, Madana, non c'è gioco al momento. Come l'asino in mezzo? Ai suoni. Ah, ai suoni. L'asino è un proverbio foggiano. Che dovenia. Prego, ci mancherebbe. E quando si tratta di asini, ce ne perdiamo. Ce ne perdiamo. Quindi cioè, ci riprendiamo, non vi preoccupate. Vabbè. E con questa speranza Mo potremmo possiamo parlare di tutto quanto. No, io volevo sapere come mai, Mimmo, tu allora, hai già fatto trovare la tavola in bandita. Michele Pantaleo, considerando che stavamo abbattuti giù di morale, ha detto mo li vado un attimo a portare un allora, po' allora Mimmo Attini è un buon uaglione, ma niente di più, non si può fare niente. Quello che gli dice purtroppo ci dice l'orario, ma ci hai fatto qualche cosa? No, io mi dispiace, lo chiedono anche dalle reti nazionali, perché sì, è sì, uno che capito conosce. Bar, lo chiamano l'uomo materasso perché ce lo richiedono dalle reti. Sì, vanno bene e ci danno passori e porto qua per l'amor del cielo. Allora là, le reti, sai, molti c'è crisi. Ormai non mi posso presentare da nessuna parte. Sì, vanno a bim bum bam, roba di creatività. Sì, sì, sì. Però quando è ruota. Umagnai, no, quando si mettiamo una banda di predoni. Bravo Mimmo, lui da solo. Babbo. E vabbè, allora approfittiamo di questo primo sacco che Don Rosario ci aglieterà per quanto riguarda la radio con una bellissima musica, vero? Una bellissima canzone. Invece per quanto riguarda la televisione, alcuni consigli per voi e ci rivediamo fra pochissimo. Una perla speciale è pronta ad esaudire ogni vostro desiderio. La perla di Damal, pizzeria, braceria, ristorante. Dal nome sì esotico, ma dalla cucina tipicamente dauna. Mille le specialità e tante le prelibatezze. Per una pizza o una cena in un ambiente caldo ed accogliente, come se fosse la vostra casa. La perla di Damal vi stupirà. In via Mandara 13, nei pressi della PGC a Foggia, è nata una perla rara, quella di Damal. Vi aspettiamo! Tutto per il calcio, running, pallavolo e per la palestra. Abbigliamento tecnico, le scarpe migliori disponibili sul mercato. Due Sport ti aspetta in via Cariglia 16 a Foggia. Grande assortimento e grande convenienza. Due grandi motivi per scegliere Due Sport. Due Sport, due volte il meglio. Ben ritrovati sulle modulatissime frequenze di Radio Irene, solo Foggia, ricordate che quest'anno come ho fatto in marcescibili, bravissimo Gino. Ho indovinato pure. Ha fatto pure lui il liceo classico, non c'è pure che non poca credenza, però ha fatto un classico. Anche discretamente. Pure io andavo a classico e andavo a piedi perché non si usavano i mezzi in quel periodo. Pure io, prima di te.
Ritorniamo in studio per la seconda parte della trasmissione. Adesso sapete cosa ci tocca fra poco, però prima di dare questa notizia volevo dire ad Alberto che c'è chi si gioca i numeri di Teledown e di Solo Foggia al Lotto e sta vincendo, ha vinto tre volte, si è giocato il 21, il 05 che è l'orario di inizio della trasmissione su Teledown e 87 che è il canale di Teledown, ha fatto ambo per ben tre volte. Noi salutiamo anche a Giovanni. E a noi che ci tocca. Scusa, allora quando viene che Alberto dice i numeri. Ed è quello il vero motivo. Vengo in sonno io. Nel sogno. In sonno, mo aspetta. No, perché ne tu immagina che è brutto già dal vivo. Tu immagina neanche i peperoni mangiati la sera ti fanno venire certe visioni. A proposito di visioni, adesso vediamo quella di Mimmo Attini quando leggerà il numero per collegarci con i WhatsApp. Lui ha questa apparizione quasi mariana. Allora, puoi inquadrare per tutti quelli che hanno voglia di comunicare con noi, ripeto il numero che è il 371 12 400 11. I potenti mezzi della regia teleradiofonica, ma soprattutto grafici, hai visto? Quello è stato fatto da debutto grafico al computer, fatto al computer. Ma lo sai la cosa bella? Che i messaggi a Dattini arrivano prima che dai il numero, appena dato un numero, agent chiude, non voglio più parlare. Dice, allora se chiamo rispondo qui e non rispondo. Se tu vedi adesso non arriverà più niente. No, ma tra l'altro, meno male, ce li hai già. Abbiamo avuto una marea di messaggi, però innanzitutto un saluto è dovuto a Michele Pantaleo che ogni volta ci muscola. E poi c'ho da fare un po' di saluti di gente che ci segue. Innanzitutto Liliana da Torre Maggiore, Mariella da Roma e Gaia da Foggia. E poi abbiamo tre ascoltatrici di Sassuolo che sono Monica, Sara e Chiara che anche lì ci seguono. Oh, io approfitto per salutare tutti quelli della chat, quelli che il Foggia e Maurizio D'Andrea che è l'admin, come si dice in questi casi. Un attimo che mi è arrivata. Sta suonando anche un telefono nel frattempo. Pronto? Salve. Sì, per la trasmissione. No, la ricetta me la devo preparare, adesso parliamo, sono domande sul calcio. No, ricordiamo che la scorsa volta, Mimmo, per rispondere a una nostra... No, grazie mille. No, poi durante l'altra pausa magari, sì, l'altra volta ho dato i salti in bocca, la Montanara, bene, si ricorda. Ma qui questo è il padrino. Va bene. Allora, posso sapere un po' del bacchetto? Un po' grazie. Allora, questo signore qua, questo signore mi spiega. Allora, io pensavo che era compagno. Io pensavo che era compagno. E se fosse qua? Come se quel che sta presente nel matrimonio? Allora dicevo, comunque io per non rovinare il combatizio con qui, non andare a cioè, tu mi dici a me, stiamo parlando di un Foggia e parliamo malamente, finiamo una mano di trinco. Noi ci sorprendiamo pure che tu abbia così tante amicizie. Esiste un come si dice un palinsesto e c'è c'è una trasmissione di ricette in questa radio. È un malinsesto questo. C'è la trasmissione che andrà in onda giovedì. Sì, facciamo la pubblicità. Quindi Mimmo, vai. Schema signora, a che ora può telefonare la signora? Ma la posso richiamare veramente? No, la chiamo tu, ma faccio fuori. Se stai in diretta. Signora, vi chiediamo scusa, io posso parlare a chi Cristiano? Io vi ho raggiunto. Ma mi piace così. Il mio curriculum, se non ti vuole più nessuno. Per favore, giovedì chiamate. Chi è che conduce questo programma? L'Isoardi, pure. Vai qua. Da Vinci Guerra. Vai da Vinci Guerra. Da Vinci Guerra, fa questo programma di ricette. Parlate come? Vai da Vinci Guerra. Vabbè, dai, riprendiamo le redini in mano della trasmissione, poi io faccio sempre la parte dell'antipatico, però Mimmo, vogliamo parlare dei tuoi WhatsApp? Torno ai WhatsApp, praticamente. Allora, l'altra volta mi avete detto, se sono cattivi
non ne parlare. Non ma stavolta mi sa che è difficile. Che fa, è difficile avere. Vabbè, allora, le critiche. Quando sono cattivi, gira gli ospiti. Sì, okay. Li vediamo adesso, poi chissà quando li vediamo. Allora, ci vediamo spesso. I messaggi sono veramente arrivati da Foggia e da provincia, ripeto, Deliceto, Biccari, Faeto, da Ortanova. Ma Canuscia di paese, sono sempre gli stessi. Non sono gli stessi. Da Campobasso, da Verbania. Vabbè. Allora, praticamente le critiche sono feroci, non possono non toccare i singoli. Si accusa Grassadonia di non avere schemi, si accusa Carraro di non avere tempi di gioco, di essere lentissimo, lo stesso Agnelli, e questo mi dispiace perché il capitano è sempre stato uno che ci ha messo la faccia, ci ha messo il cuore, eppure era in difficoltà. Mazzio in 95, cioè 90 più 5 di recupero, non ha fatto un solo tiro in porta. Addirittura qualcuno accusa Nember, ci sono messaggi, dicono Nember. Addirittura. Lei sa mai sta. E lei sa mai sta perché si accusa Nember di aver pensato solo all'attacco. Ma un messaggio ce lo vuoi leggere? Sì, grazie. Praticamente parto proprio da quello da Nember, ma non era il caso, anziché prendere un Iemmello che non si sanno, di cui non si sanno i tempi di recupero, un difensore di categoria, e questo è per te Alberto, anticipo subito l'altra anche per Giovanni, dove dicono continuiamo, visto che tu hai un passato da portiere di calcetto, ma non si poteva pensare a un portiere diverso, magari anche un giovane di prospettiva? Invece sono diversi anni che a Foggia il ruolo del portiere è diventato praticamente tabù. Io ci avrei il nome, ma lo dico dopo. Ma risponde prima Alberto. Allora, ho dimenticato di dire una cosa prima. Questa squadra, forse escluso Chiaretti, è la squadra che si sta allenando insieme da due mesi, perché penso che tutti i calciatori che hanno giocato ieri facevano parte del ritiro di Ronzone. Quindi questa cosa è ancora più preoccupante, perché quando inserisci qualche giocatore nuovo che non è inserito negli schemi ci può stare. Allora, anche questa volta dobbiamo dire che forse, come nello sport in generale, se trovi una squadra più forte di te hai perso, e sono due squadre che già sai che sono più forti di te, che magari non ti hanno messo neanche in condizione di poter giocare, di poter provare a fare qualcosa. Quindi questa è la prima cosa. Poi, se sia meglio Iemmello rispetto al difensore, io ripeto, forse la difesa, io vado controcorrente, è proprio la meno, diciamo, responsabile di tutto quello che è successo, perché la difesa non si può limitare ai tre difensori, perché altrimenti giochiamo ancora con Pirazzino, Bruschini e Col che marcavano, e Sali scendeva su. Il calcio è cambiato. Sali scendeva, è bellissimo. Quindi, un ossimoro. Quindi alla fine. Mo l'hai messo in gli hai tolto il sonno con Ossimo. Ossimo, mo mi ricorda Alfa e Omega. No, sì, non dire Osso Buco, se no parte una ricetta. Parte la ricetta di Mino. Vabbè, tocca a te, ho finito. Avete capito quello. Giovanni, quella sul portiere? Per quanto riguarda il portiere, allora, bisogna dire che effettivamente forse sul secondo gol era in ritardo Bizzarri, ma vedere un calciatore che fa 50 metri, palla al piede, nessuno che va a contrastare, stare, poi c'ha praticamente un calcio di rigore di fronte. Però per quanto riguarda il portiere, noi stiamo assistendo, io qui ho un interista che forse mi può aiutare in questa disamina, l'involuzione di Handanovic, che è stato il migliore bravo, elemento dell'Inter per i 5-6 campionati che eppure, ha giocato. Eppure sabato ha preso un gol da 40. Quel tiro, è vero che l'ha coperto, è vero, poi possiamo discutere. Però è vero pure che non si è mosso. Noi abbiamo fatto anche il funerale di Dino Zoff nel 78, quando prendeva i gol da 40 e poi ha vinto i mondiali a 41 anni. Il portiere più forte Bizzarri per adesso non si può discutere. Certo, un portiere giovane avremmo potuto programmare per il futuro, però secondo me la scelta di Bizzarri è proprio perché questo campionato per il Foggia è atipico, ha bisogno di recuperare, ha bisogno di fare tutte le partite sono delle lotte, delle vere e proprie finali, e quindi si pensava ad un portiere di esperienza, cosa che è mancata forse negli altri anni. Il portiere. Ma Moschione? No, Moschione. È vivo, però è vivo. No, so che è vivo. È un over, non è un under. Quindi. Bizzarre Moschione. Quindi
Sul portiere, il portiere poi è un ruolo delicatissimo. Noi abbiamo sempre la possibilità di tesserare il portiere della Nazionale dei Sacerdoti, Don Rosario De Rosa, che quando vuole può difendere i pali del Foggia, e lui è un portiere che fa i miracoli, hanno detto. Quindi. No. Giovanni, posso leggere l'ultimo, almeno durante questa fascia. Roberto da Foggia, un conduttore, è lui. È lui che ti deve dire vai, hai capito? Cioè, sono delle regole minime. Oggi c'ha le sue cose. Ma ci hai fatto qualche cosa? Ma che ne so. Roberto da Foggia, sentiamo Roberto. È entrato in punta di piedi, stava arretate le ca. Mi possono noi con il fatto che porta da mangiare, gli stiamo permettendo troppo. Sono come i cornettaggi del codice fiscale di gelati. Prego. Grazie Michele. Roberto da Foggia dice: vogliamo togliere un erano pittore Roberto da Foggia. Cioè, Antonello da Messina. Chiariamo l'equivoco. Il Foggia può competere contro squadre come Crotone, Palermo, Roberto, anche quando sarà al completo, o siamo necessariamente inferiori? Vediamo che cosa ne pensano i nostri ospiti. Paolo. È bella domanda questa. Io dico che al momento siamo inferiori, poi chi vuole essere dietro sì, io del domani non c'è certezza. Quindi non... Ma scusate, qua ci sono citazioni anche Lorenzo dei Medici. Chi è? Qui tu le vari ricette, queste cose che ci dici, Gino, illuminaci nel... Io sono convinto che il Foggia può dire la sua. Sicuramente in giro miseria, io mi auguro. Però l'anno scorso abbiamo fatto un campionato bellissimo. Io sono convinto che quest'anno, comunque, nonostante la penalizzazione, la seconda parte, ci si possa riprendere bene. Però noi non dobbiamo dimenticare che forse sei mesi fa a Palermo abbiamo vinto con merito e abbiamo vinto bene, cioè avevamo una squadra che adesso non... Anche perché il Palermo non ha cambiato neanche molto. I confronti sono sempre antipatici. Ieri, però ho sentito ieri, scusa, aspetta, vabbè. E l'anno scorso nella prima fase del campionato, quando la squadra non era 1-1, quando la squadra non era ancora parla di ricette, hai capito? Che forse lì non capisci di ricette, puoi parlare. Tu gli dici a me quando ha fatto Foggia a Palermo l'anno scorso. Quando tu fa? A tu? 1-1. Allora l'anno scorso si giocò più o meno nello stesso periodo. La squadra del Palermo era più o meno la stessa, l'allenatore era lo stesso. Noi facemmo un primo tempo strabiliante, però si giocò alle 3, facevo un caldo che la gente si poteva andare al mare, stavano 35 gradi, facevo un caldo pazzesco. Quindi voglio dire, e facemmo una bella partita, più o meno è capitata di questo periodo, settembre, insomma, comunque facemmo una bella partita con una squadra che poi tutti criticarono perché poi a gennaio fu rivoluzionata. Cioè, questo quindi, per dire che abbiamo incontrato una squadra in questo momento molto ma molto più debole del Palermo, e quindi per questo momento abbiamo perso. Magari il Palermo è ancora più preoccupante, le altre due partite le ha pareggiate, certo. E non è che le ha pareggiate per sfortuna, le ha pareggiate perché gli è andata anche bene, perché con la Cremonese, se non sbaglio Cremonese, poteva anche perdere, quindi la cosa è molto preoccupante. Poi da questo a colpevolizzare l'allenatore, il direttore sportivo, alla terza giornata è ancora presto, però quest'anno vi ricordo che non si può più aspettare gennaio, perché i punti sono quelli che sono, non puoi aspettare, essere sicuro che poi il terzo grado ti riduce, tu devi pensare che adesso stai a meno 5, che adesso sei ultimo, e per fortuna ci sta almeno una squadra che è il Carpi, che se ti metti forse riesci a acchiapparla, e quindi già una squadra la puoi recuperare nel più breve tempo possibile, però non hai più il tempo. Non posso parlare più? È finita? No. Che significa? No, sì, fammi capire. Sembra quei cagnolini che si mettevano dietro. Arri dei 1000C. Vabbè, non posso parlare più. Io invece, prima di lasciare il potere in mano a Don Rosario e a Carmine Francavilla, vorrei... Ma si faceva il naso tutto, ma vorrei che faceva cavolo, perché mi state dando tutti i fastidi. Io sono litigioso di natura. Vorrei che tu facessi... No! Non ma chi va dicendo una cosa del genere? Chi si permette di dire? Diamo un break all'argomento calcio. Io vorrei che tu invece
parlassi con i nostri ospiti della loro attività artistica. Allora, io è difficile per me parlare con degli amici, per cui insomma anche perché se non fossero amici non sarebbero mai, se ne sarebbero andati dopo che allora, ma siccome poi che io un bagno no, voglio sapere se loro erano, sono stati premiati all'Aio. Non abbiamo niente in comune da questo punto di vista. Allora, ma è un disturbatore, questo è il suo ruolo. E allora dico, siccome poi nella vita sono così, perché il bello dei fratelli Frattulino, e ci metto anche almeno Vittorio, che è quello che sta con voi, è che loro poi al di fuori dal palco, quindi a tavolo, se fai a fare una pizza, se li trovi al bar, sono esattamente così come al palco. Però è normale che dico, come nasce uno spettacolo, chi è, chi scrive, diciamo, chi legge, chi scrive, chi prepara, chi improvvisa di più, chi si arrabbia, chi è, allora, più o meno ci troviamo sempre con la stessa persona, perché è Vittorio quello che non c'è, chi oggi scrive, chi scrive normalmente è Vittorio, chi si arrabbia di più è Vittorio, perché noi siamo sempre spiritosi, siamo in sintonia, lui è un poco più serio di noi, allora è l'orario, più preciso l'orario, se ci tiene a tutte cose, noi siamo un poco più superficiali, ma pure perché noi così ci divertiamo, poi il resto poi lo elaboriamo insieme, cioè chiaramente c'è l'idea, poi si sviluppa insieme, poi escono le battute nuove. Io volevo dire una cosa, prego, se mi è concesso un minuto. Allora, questa è una città dove la gente non si fosse fatta su. Allora, però molte volte chi lo fa perché si preoccupa seriamente di altri, chi lo fa perché vuole essere protagonista. E allora mi viene in mente una barzelletta che poi serve da morale. In una fattoria c'è stato un fattore che c'è un cavallo che in fin di vita, chiama il veterinario perché lui è molto legato a sto cavallo, e il veterinario, dopo averlo visitato, vede che questo è in terapia, dice: senti, purtroppo mi dispiace perché tu sei affezionato, però non c'è niente da fare, io voglio provare per scopo una terapia 5 euro, però ti dico subito che questo qua lo dobbiamo soffrire, io lo verrò a visitare un'altra volta, massimo altre due volte, e se ne va. Come se ne va il maiale presente nella fattoria, dicevo: cavallo, guardami il maiale, guardami. No, gli ricordi la fattoria? A chi hai guardato? Loro sono ospiti. Ah, no, l'ospite. E dice: cavallo, vedi che qui un veterinario ha detto che è da soffrire, vedi che cerca di ripeterti, se no la vedo male. Passano due giorni, il veterinario faceva questa e dice: senti, purtroppo qua, e come dicevo io, non si può fare niente, ultima visita, se no lo dobbiamo sopprimere. Come se non avessi un maiale, cavà, vedi che lui ha detto che l'ultima visita te viene a fare, dopodiché te ne sopprimere, vedi che fa, fallo per me, circa te ne pegliare, passa ultima visita, lui dice: non c'è più niente da fare, ma ti spiego, ci va a pigliare la carabina. Come vanno a prendere la carabina? Un maiale dice: vedi che te ne sopprimere, aiuta a pigliare la carabina. Come arrivano, come il veterinario prende la mira, un cavallo sa che se ne fugge. Allora il fattore, per la gioia, abbraccia il veterinario, dice: vai guarito, mamma fosse già accettato mai io. Quindi siamo a fatti i fattatori, vedi pure che difficile fa. E con questa morale, con questa bellissima barzelletta, e come direbbe il maiale, abbiamo domande da porci, ma ce le porremo dopo lo stacco di Don Rosario e di Carmine Francavilla. Una perla speciale è pronta ad esaudire ogni vostro desiderio. La Perla di Damal, pizzeria, braceria, ristorante. Dal nome sì esotico, ma dalla cucina tipicamente dauna. Mille le specialità e tante le prelibatezze. Per una pizza o una cena in un ambiente caldo ed accogliente, come se fosse la vostra casa. La Perla di Damal vi stupirà. In via Mandara 13, nei pressi della PGC a Foggia, è nata una perla rara, quella di Damal. Vi aspettiamo!
Let's go! Due Sport. Tutto per il calcio, running, pallavolo e per la palestra. Abbigliamento tecnico, le scarpe migliori disponibili sul mercato. Due Sport ti aspetta in via Cariglia 16 a Foggia. Grande assortimento e grande convenienza. Due grandi motivi per scegliere Due Sport. Due Sport, due volte il meglio. E siamo tornati in studio per la terza parte della quarta puntata di Solo Foggia. Con l'occhio indiscreto del... No, immarcescibile. L'occhio indiscreto le telecamere dall'altra volta. Vabbè, ok. Vabbè, va aiuta vabbè. Alberto. Io, vabbè. Ragazzi, non la quinta Alberto, forse non la farò, la faranno solamente Mimmo e Do Rosario ed Alberto Mangano. Quindi se volete seguire Attilio, tu che sei l'unico nostro telespettatore, salutiamo Attilio da Motta, come direbbe il mattino, che ci segue sempre dalla prima puntata. È contento Attilio, lo sai. È contento. L'ho incontrato allo stadio, ci ha abbracciato e ha detto bravi, bravi. Bravi. No, ma... mi sono quasi... non mi sembrava, il tono non mi sembrava contento, sembrava più che ci prendesse in giro. E comunque andiamo nella nostra rubrica che è solo notizie vere, ovvero sia notizie realmente successe in settimana che hanno qualcosa da far ridere o da far discutere. Iniziamo però con due buone notizie che esulano da questo contesto. La prima notizia è che il foggiano Sergio Grillo è stato premiato a Venezia per il corto Gagarin ci mancherai, mi mancherai, per il quale ha curato la fotografia. Quindi un foggiano che si fa valere a Venezia con la sua Fog Video. Lui è sempre stato un bravo ragazzo, infatti non ha mai avuto se stesso per la testa, ovvero sia Grilli. Invece parliamo della Fovea Embers di baseball, che sono stati promossi in Serie B, e complimenti quindi al coach Salvatore Strippoli e ai suoi ragazzi, un'altra squadra in Serie B. No, aspetta, creeranno un fatti di Grill, l'hai capito? Mi ero perso un film, sì. Sai come si chiama la macchina di Sergio Grillo? No, Autogrillo. Va bene, passiamo invece alla prima notizia di Sole Notizie Vere, ovvero quando sarà operativa la legge regionale contro il gioco d'azzardo, il gioco patologico. Incognite saranno sul futuro delle sale scommesse. Dal 20 dicembre potrebbero chiudere l'80% delle attività. Scommettiamo che restano aperte, è il caso di dire. Cosa ne pensate? Io sono convinto che restano aperte. Che restano aperte. Invece, senti, ma poi si può sapere, ma poi USID che ha vinto. Non abbiamo avuto notizie, ci informeremo allora, e speriamo di allora, sentirlo dalla sua stessa viva voce, perché potremmo avere a sorpresa anche un apporto diretto da parte del sindaco Landella. Potremmo, non lo so, usiamo il condizionale perché è sempre duopo. Porta scassinata e finestra forzata, ma il furto in un noto supermercato non va in porto. Salvini ringrazia gli attenti addetti alla vigilanza dicendo bravi, sono contrario all'apertura domenicale dei centri commerciali. Scherzi a parte, un è stato sventato grazie agli addetti alla vigilanza, quindi ai miei parenti, ai vigilanti, è stato praticamente sventato un furto. Mentre all'esina notizia proprio di qualche istante fa, di qualche giorno fa, all'esina è intercettato furgone carico di 8 quintali di marijuana per un valore di circa 6 milioni in manette due albanesi che si sono giustificati dicendo 6 milioni di euro. Si sono giustificati dicendo pensavamo fosse mangime per le anguille, e lo stanno portando giustamente all'esina. E l'anguilla come fa? Fallo del ventre. Battuta stupefacente. Foggia invasa dai coleotteri. Nelle zone tra via Gramsci e Corso del Mezzogiorno, per una volta tanto si tratta di farfalle e non si tratta di lucciole in mezzo alla strada. Quindi, però sembrerebbe che io posso testimoniare che anche a casa il fenomeno si è sviluppato. Sembrano farfalle della farina, le cosiddette farfalle della farina. Quindi no, non ti seguo più già da non mi spaventate, ma è una notizia. Devo fatte dell'esina, ti ho perso. E chiudiamo con la settima notizia, che riguarda il sindaco di Foggia. Landella ha parlato di Foggia, ne ha parlato bene, ha invitato tutti quanti a parlarne bene, ha detto Foggia è bella, poi ha impugnato la bacchetta di Harry Potter durante la presentazione di una manifestazione sui fumetti che si avrà a breve a Foggia, ha impugnato la bacchetta di Harry Potter per sanare le strade e i marciapiedi, ma poi Harry Potter sembra che abbia smentito, ha detto io non faccio magie, io faccio solo magie per i miracoli, rivolgetevi a qualcun altro. E si
chiude così la rubrica di Solo Notizie Vere. Certo che Foggia è bella, possiamo fare uno spot per la città di Foggia, sì, voi che siete foggiani. Certo. Io sono convinto che Foggia è bella, probabilmente devono essere più belli i foggiani. E anche questo è verissimo. Perché Foggia è bella, così, ma i foggiani devono essere più belli. È così, Foggia dovrebbe essere un attimino più vivibile, però onestamente per noi foggiani Foggia è Foggia. Un piccolo sondaggio, vi piace il salotto di Via Lanza? A me sì, a me sì. Io lo dico, l'ho detto proprio ieri a mia moglie, ma qua lo criticano. A me piace, io non è che ci vado spesso, però devo dire la verità. A me piace passeggiare la sera sotto e sopra un paio di volte e poi mi vado a ritirare a piedi giusto per smaltire. Salutiamo anche l'amico di compagnia Pierino che passeggia. Però Pierino dire... da Foggia, come dire. Pierino da Maracaibo. Maracaibo, brasiliano. Sai qual è il problema? Che questa città troppo spesso si piange addosso. C'è noi chiamiamo Babbo Tutana. Piangiamo se la cosa è bella per la gioia, se la cosa è malamente piangiamo per il dispiacere, comunque magliagne sempre. È una valle di lacrime. È una valle di lacrime, ci lamentiamo sempre, però poi, sai, permettetemi proprio una cosa, vedo che su Facebook io ho tanti amici e dico, quando leggo che tutti quanti sono capaci di fare tutto, dico, ma come che stiamo così in guaio? Cioè, voglio dire, sulla tastiera siamo tutti bravi, facciamo i miracoli, tutti quanti, scusi, non lo so se mi permetto. No. Poi alla fine, cioè, voglio dire, io dico, poi tutta sta gente che è brava, che è bravissima, io dico, si deve anche proporre, se si va avanti. È vero che Fassino disse a Grillo, se sei bravo fai un partito. Quello va fatto. E Fassino non ce l'ha più il partito. Fassino l'ha perso. Però dico io, anziché dare voce alle chiacchiere, dobbiamo essere un po' più propositivi, stiamo impegnando un po' di più. E secondo me questa è una città bella, che se ci diamo da fare tutti, se vinciamo l'indifferenza di tutti, tipo il ragazzo di 14 anni che è stato picchiato da 5, 6, 10 bulletti alla presenza di 300 persone e nessuno interviene, cioè poi già malamandà. Questa è Foggia che la vogliamo noi. Se la vogliamo più bella, dammici da fare tutto qua e ce la facciamo. Pensiamo di poter abbracciare l'opinione di Paolo. In che senso? Che devo fare? Di. L'opinione non è abbraccia a me, l'opinione. Ha ragione. Io l'ho già detto. Pensa che persino Mimmartini ha detto una metafora. Quindi una cosa sapete. La metafora so pure che cade. Cinque anni di rosati li vogliamo buttare così. Scusate, abbiamo la telefonata in diretta. Va bene, sì. Mi preoccupa. Per il Foggia. Pronto? Questi. Amore? Amore? Ehi. Pronto? Ehi, ciao. Ciao. Ehi. Senti, tu sei pronto? Sto prontissimo, certo. Che fai? Passi tu da me o passo io da te? Ma qui sono... Passo io da te. Ma scusate, ti devo dire una cosa, però non ti arrabbiare, io non sono riuscita a preparare la cena, cioè andiamo fuori a cena. Amore, com'è? Certo. Amore, no, ragazzi, chiamo dove? Prenoto io? Prenota tu, sì. Ok. A tra poco allora. Che cosa vuoi prenotare? Non lo so, tu hai pranzato oggi? No, sono i ragazzi di giù che stanno sistemando un po' di cose. Ho capito. Perché si sente confusione? Sì, sono ragazzi. Sì, perché ti amo. Vabbè, posso. Vabbè, allora rimaniamo così. Me la vedo io, dai. Sì, com'è? Fai tutto tu, va bene, ci mancherebbe. Va bene. Che ora appena finisco, va bene. Ok, chiedo scusa, signora. Signora o signorina? Ciao. Pronto? Scusate. E questo è poi ci ha confessato i Yugati. Scusate. Oh, ma chi era? Com'è chi? Come chi è? Che ne so, è un numero. Sì, Don Rosau, sei buono, un fatto a te. Ho detto io, pronto, ma com'è? Vuoi prenotare? Prenota. Don Rosau, dove c'è il gusto? Non c'è per te. Parla e metti i prete da solo. Ti hanno chiamato? Vabbè. Andiamo in pausa, torniamo per le conclusioni. Andiamo in pausa, torniamo per le conclusioni, per i saluti. Solo Foggia, l'unica trasmissione che verrà scomunicata. Amore. Foggia non squadra.
Una perla speciale è pronta ad esaudire ogni vostro desiderio. La perla di Damal, pizzeria, braceria, ristorante. Dal nome sì esotico, ma dalla cucina tipicamente dauna. Mille le specialità e tante le prelibatezze. Per una pizza o una cena in un ambiente caldo ed accogliente, come se fosse la vostra casa. La perla di Damal vi stupirà. In via Mandara 13, nei pressi della TGC a Foggia, è nata una perla rara, quella di Damal. Vi aspettiamo! Sport. Tutto per il calcio, running, pallavolo e per la palestra. Abbigliamento tecnico, le scarpe migliori disponibili sul mercato. Due Sport ti aspetta in via Cariglia 16 a Foggia. Grande assortimento e grande convenienza. Due grandi motivi per scegliere Due Sport. Due Sport, due volte il meglio. Rimanga conto che stai parlando con Don Rosario. E il numero è quello della trasmissione, tu devi chiamare l'altro numero. Ma siamo in onda. Veramente? Siamo in onda. No, taglia, Sasha. Taglia. Ma chi è? Ma dagli a te, se tu ne veni qua. Ma chi era? Ma chi è? Che quante cose che può. Amore, niente, no, niente, mo son Mimmo, non so Don Rosario. Ci sentiamo dopo. C'è che ma chi è? La mettiamo in pubblico state no, tanto, ci sente solo Attilio De Matteis, quindi non c'è problema. E se tu che ha detto insomma Zotto Rosario dittatore passa per Don Rosario. Ma sì. Che fa? No, non c'è confusione, c'è confusione. Sarà perché ti amo. Allora Mimmo comunque ha detto che prenota, quindi mo te la vedi tu. Cioè, ci voleva dire la gente, no, piacere, io sono letteralmente basito. So si stanno contendendo prenota, le donne prenota, e le tutto. Cene. Ormai è una trasmissione che ha preso il capo a bascio, come si dice a Foggia. Per fortuna che siamo per salutare. Non ho capito, questa è tua moglie che ha chiamato a Doro San. Non gli capite niente. Ma viene la curiosità perché poi domani che è successo? Lo scopriremo solo vivendo. Chiama il numero 371124411. La moglie ha chiamato la radio 4-0-0. E ho risposto io a nome suo. Io che ne so chi è. Non lo sa, secondo me. Prenota, che vuoi? Che ti devo dire di no? A te. Perché tu hai risposto, non è che hai detto sì. Che dovevo fare? Dovevo dire di no. Comunque, allora fa una cosa a tu, non dovete litigare. Dove sai che esce tu che ci sono? Tu puoi. Ho detto prenota, va, prenota. Vabbè, siamo molto vicino alla signora che avrà questa esperienza. Prenota, va. Anzi, ho detto pure prenota. Parliamo poi, questa trasmissione. No, io vabbè, no sportiva, non so. Ma questa mica va in onda, veramente. Prima diceva no. Comunque ragazzi, sabato giochiamo contro il Pescara, E sabato giochiamo contro il Pescara. Infatti, prima di salutare volevo annunciare la prossima giornata che vedrà diverse partite importanti, soprattutto Foggia Pescara che si gioca sabato alle ore 15, si anticipa il mio tablet. Scritto il 21 giorno di San Matteo alle 21 giocheranno Benevento Salernitana. Quindi scusi un appena sprecai i fogli, cancella quello da scrive leva per esempio Norillo e scrive Frattulino. Perché ti sta ascoltando in radio Giovanni Viginale, sono uscito con il quadernone delle scuole medie, praticamente con l'evidenziatore tutto lui cancellato, che ragazzi che... noi siamo 3.0, siamo ritornati indietro nella tecnologia. Sabato si giocherà Carpi Brescia, Crotone Verona, Lecce
Venezia, Palermo, Perugia, Pescara, Foggia e Spezia Cittadella, sempre tutte alle 15, alle 18 Cosenza, Livorno e domenica alle 21, 23 settembre, Padova, Cremonese. E siamo per lasciare la voce che avete, ma... conduttore. Grazie, la ringrazio. La verità è bella, è vero. Sì, è proprio... Ma io posso fare una domanda? Sì. Ma quando la fa veramente questa trasmissione? Allora, queste sono le prove. La trasmissione, sì, prove. La trasmissione è mercoledì. Ah, ma no, andiamo a fare, si chiamerà solo Firenze, perché a Foggia ci cacceranno dalla città. È venerdì al mercato. Voi compresi. Ma e quindi Vittorio farà monologhi. Perché invece, Alberto, tu dovevi ricordare pure qualcos'altro. No, volevo innanzitutto salutare tutti i fratelli Frattulino. Ma c'è un altro in più. No, mi ha chiamato un amico che è il presidente del consorzio Esportiamo Foggia. Dal 4 al 7 ottobre c'è l'Ottobre Down e ci sono tutte le società sportive. Questa volta il consorzio Esportiamo Foggia è patrocinato dal CONI, per cui insomma comunque c'è una visibilità, un passo in avanti anche nello sport in questa manifestazione. Si una cresce, cosa. E salutiamo anche Giuseppe Roberto. Per quanto riguarda il Frattulino, avete in programma qualche cosa per la dicembre, nuova stagione? Dicembre stiamo preparando un nuovo spettacolo che sicuramente dovrebbe tenersi a dicembre, speriamo, al Teatro Giordano. Speriamo, l'appuntamento annuale con il Teatro Giordano, sono primo qua. Sì, qua è un cinema. L'importante è che ci divertiamo, anzi siete tutti invitati. Alberto non c'è bisogno perché è vengo sempre. Ma lui si fa fare l'accredito, mica paga il biglietto. No. Allora c'è una cosa da noi che non esiste un biglietto, sì. Insomma, non è mai esistito. È strano che venga l'anno, però insomma. Sì, infatti io sono molti spettacoli che in giù che chiudo. E quindi aspettiamo con ansia, come dicevano vicino Roma, la vostra nuova performance teatrale. Però diciamo anche che oltre a questi spettacoli, io per esempio, c'ho un po' di tempo, Carmen. Allora ho visto diversi spettacoli e ho visto la cosa bella loro è che magari lo stesso sketch lo dicono in maniera diversa, forse anche involontaria. Adesso su YouTube c'è una loro performance fatta, penso, per beneficenza Aldo Nuva, sì. Dove c'è un monologo tuo riguardo alla donna, le regole, il ciclo, le cose. Che io avevo già sentito, ma l'ho sentito in una maniera diversa. Sì. Lo dico spontaneamente. Vero. Quando l'hai sentito tu, fatto un ciclo, te ne avevi rotto giù, poi ti rotto giù. Era diverso. E si sono sgombiate anche le ma ruote. Ma se no non ci divertiamo, sei sempre lo stesso. Sì, appunto, perciò voglio dire, molte volte uno dice, vabbè, li ho già sentiti. Non è così, perché anche, a parte il fatto che fanno spettacoli nuovi, ma anche lo stesso sketch, alle volte vissuto e realizzato in maniera diversa. Sì, dipende dall'ambiente, appunto. Okay. E non ci resta che salutare questo ticchettio. Questo ticchettio della valvola mitralica di Don Rosario ci sta praticamente tartassando le orecchie, ci sta avvisando che stiamo finendo, stiamo addirittura d'arrivo. Allora io voglio dire solo una cosa, siccome tutti lo chiamano Don Rosario, io mi allontano, mi dissocio, non lo so se è sacerdote, non so anche se è battezzato quello cristiano. Chiamiamolo Rosario e non c'è bisogno. No, io sono battezzato, com'è? Ma ha battezzato Don Rosario Gasparrini. Benissimo, allora. Quando ha battezzato, che hanno fatto tutta una certa fine fino a ruasa sacerdote. Ma ha battezzato Don Rosario Gasparrini. A posto, abbiamo avuto questa bella notizia. Chi si voleva seguire UFO, oggi ha saputo la notizia più importante nel finale proprio. E salutiamo quindi anche Don Rosario Gasparrini. Non c'è più, non va c'è bene. Più lo ricordiamo con affetto. Nelle nostre preghiere. E salutiamo i nostri ospiti, Gino e Paolo. Grazie per averci fatto trascorrere quest'ora veramente divertente. Diversità. E noi ringraziamo voi per aver contribuito a combinare tutto questo. Vabbè, poi vi passeremo il conto dopo, perché soprattutto delle varie querele che abbiamo ricevuto nel corso della trasmissione. Saluto l'artefice, l'eroe dei WhatsApp, Mimmo Attini, detto anche il Cannavacciuolo di Viale Ofanto. Io ringrazio tutti, un saluto particolare va alla pizzeria Pantaleo che continua a coccolarci. E mettiti solo d'accordo sugli orari della prossima trasmissione, perché è una bella iniziativa che prende. Volete l'ultimo fratello Frattolino?
vorrei invitare tutti quanti a scaricare l'app di Radio Irene, certo, disponibile gratis su Android e su iOS, a seguirci su www.radioirene.it oppure appunto sulla app. Vi invito a seguire il palinsesto, è iniziata la nuova stagione 2018-2019 di Radio Irene con tanti programmi. Solo Foggia appunto ha avuto l'onore di iniziare ufficialmente la stagione 2018-2019. E onorati di aver iniziato la stagione 2018-2019, ricordate che Alberto Mangano, per quel poco, Giovanni Vigilante e Mimmattini li potete seguire anche sul sito solofoggia.it. Saluto Carmine Francavilla e gli amici di Teledown, saluto Attilio De Matteis, il nostro unico telespettatore, ma saluto il mio compagno di merenda, perché ormai mangiamo solo più che viaggiare, Alberto Mangano. E io che ormai senza di questo mio compagno che mi porto appresso e spero un giorno di poter prendere anche l'accompagnamento, quindi ringrazio chi mi ha messo a fianco, Giovanni Vigilante. Arrivederci alla prossima settimana, forse. Scendo di fretta di casa, correndo per un'altra partita, senza sonno la notte passata, ho bisogno di gridare go, oh, oh. Lo Zac è pronto, giovani nonni e poi gli ultras, quest'anno è l'anno del Foggia, noi che solo Serie A, A, A. È tutto rosso nero, per la sud abbracciati ricordiamo Piero e continuiamo a cantare. Con la curva nord fino al novantesimo è uno spettacolo vero, sul tappeto e sui nostri gradoni, in trasferta ci sentiamo a casa, in campo in 12 leoni. Una fede, un solo grande amore, io ti sosterrò per lo stivale, scrivendo insieme